ragazza gli piaceva di più e gli lanciava il fazzoletto. Se la ragazza lo raccoglieva per tempo, significava che accettava questa cosa. Non si vedevano per nulla fino al giorno del matrimonio e poi si faceva le nozze. In genere la persona che andava a scegliersi una figlia della Madonna era qualcuno che aveva qualcosa da farsi perdonare, oppure aveva un voto che aveva fatto perché era stato salvato, per esempio, durante una guerra, e quindi non sempre le ragazze accettavano l'idea di sposarsi in questa maniera, preferivano restare in questo conservatorio, si chiamava, dove svolgevano le attività, poi gli istitutrici imparavano un mestiere, cucivano, cucinavano, per esempio, quindi vivevano all'interno, aumentando il numero delle persone che questa casa doveva mantenere. E potevano rimanere lì o avevano un limite di età? No, potevano rimanere fino alla morte lì. E i matrimoni che si facevano avevano un buon esito alla fine? Questo non sappiamo. Sappiamo, dopo vi dirò la critica che è stata fatta a questo metodo da una donna molto illuminata dell'Ottocento che vuole cambiare le cose. Okay. Questa è una parte della farmacia. Chi ha visto la farmacia degli incurabili ha idea di questa tipologia di contenitore. Vedete, l'immagine è un po' storta, perché se avessi fatto l'immagine frontale avrei avuto il riflesso delle lampade e non si sarebbe visto che cosa. Come ben vedete, questo è un utero, né più né meno. E quindi siamo proprio a spiegare dove siamo. Però erano, diciamo, ci sono dei livelli sui quali erano posti dei barattoli, come nelle antiche farmacie. Qua si vede più chiaramente i vani dove venivano posti i barattoli della farmacia. Sono tre strutture che sono superstiti e che sono ancora oggi visibili in questo salone che abbiamo visto poc'anzi. E questa è una Madonna delle scarpette. E questa statua è visibile in legno ed è una statua con una bambola smodata, ha le mani che si muovono. Infatti, in varie occasioni durante l'anno, nei giorni in cui ci sono particolari devozioni, le mani della Madonna vengono allargate oppure strette. Però la cosa particolare è che questa Madonna ha delle scarpette. Se passi alla foto successiva, ecco qui. Queste scarpette vengono cambiate ogni anno perché c'è una leggenda. Si dice che la Madonna vada al capezzale dei bambini ammalati e quindi consuma queste scarpette. E allora per devozione popolare ogni anno c'è la festa dell'Annunziata e si vanno a cambiare queste scarpette, che durante l'anno risultano poi in realtà un po' più consumate, perché chiunque va lì tocca. E questa invece è la chiesa dell'Annunziata. Qua non riusciamo a vedere, ma un po' più, diciamo, verso chi fa la foto, c'è quella buca tonda, quel disegno rotondo che è il soccorso che abbiamo visto da sotto. Come dicevo prima, l'origine è antica. Questa è una Madonna lignea trecentesca, molto bella e molto ben conservata, veramente bella, con atti di devozione continui. Ovviamente la chiamano la Madonna la Chiatta, grassa perché sta a indicare la donna incinta. Quindi lei, il bambino, ce l'ha appoggiato sulla pancia, ma come se l'avesse in grembo. Sì. E quindi è il simbolo della maternità, e quindi della persona che si preoccupa di chiunque abbia il momento del parto. Ma c'è anche la Madonna del parto. Non c'è che ce l'ha in braccio perché ne sta aspettando un altro? Anche da sì. Però rappresenta la maternità che continua, no? Che nel mondo avviene continuamente. Cappella del Tesoro, la parte cinquecentesca, abbastanza ben conservata, di questa chiesa molto bella. Un'altra annunciazione. Per me sono tutte belle le annunciazioni, ma questa è veramente bella. Cappella del Tesoro, qua la mia moglie vi saluta. Siamo andati a fare la visita. Sta qua. Questa è la Cappella del Tesoro, ma il tesoro era in questi busti che una volta erano in oro, ma che contenevano soprattutto le reliquie dei santi. E quindi più tesoro di questo non si può. Che venivano portati dai luoghi di cui l'Annunziata aveva la proprietà, per esempio nei feudi. E
quindi se c'era qualche santo che veniva venerato in alcuni luoghi, le reliquie di questi santi venivano portate qua. Quella che vedete, diciamo, in giallo non è più oro, ma è indoratura sul legno. Questa è una parte della sacrestia, questa immagine è stata fatta dal fotografo poco perito come me, che ha preso una parte della Via Crucis con quest'ombra che è un'altra croce che sembra che caschi addosso all'evento. Sempre in questa sacrestia c'è un'altra annunciazione, bella come questa, un'altra Madonna che compare in questa sacrestia. Chi è l'autore? L'autore è questo signore che vedete qua, con il turbante in testa, si chiamava Belisario Corenzio, molti ne sanno di nome e di opere d'arte, e vedete anche altre immagini di questa sacrestia stupenda, molto bella. Secondo me si è salvata chissà come e perché. Le statistiche, la mortalità è altissima, oltre il 75% per cause varie. Le cause erano la mancanza di balie, tra il personale di cui ha detto Elvira prima c'erano 700 balie a chiamata, sono tante. Che però dovevano allattare 4 bambini e quindi morivano di fame, non c'era più niente. Perché tanto i pesi erano un po' diversi, oggi li mettiamo sulle bilance, allora non si sapeva se avevano succhiato o meno. Le epidemie che a Napoli erano l'ordine del giorno e quindi non erano un problema, malattie singole, chi è stato a vedere la chiesa dell'ospedale degli incurabili ha visto quel famoso presepe in cui i personaggi sono rappresentati non per le fattezze fisiche ordinarie, ma per una tipologia di malattia, il gozzo, la gamba spezzata, il braccio rotto, la donna col seno rosso, perché il bambino cercava di allattare, non c'erano soldi per mangiarli, dare il latte, mio bambino aveva già i denti a 3 anni, oppure, che devo dire, il cieco, eccetera. E quindi tutte queste malattie contribuivano a che la mortalità fosse altissima. Teresa da Pastina. Ecco, questo è il discorso a cui ci riferivamo prima. Teresa Ravaschieri era una nipote di Gaetano Filangieri, un grande illuminista del Settecento, che ha scritto un'opera che è stata tradotta in tutto il mondo, La scienza della registrazione. Teresa si è formata alle idee dei diritti dell'uomo che ha appreso dai testi, ma soprattutto poi nella tradizione familiare. E lei ha sposato una Ravaschieri, una Filangieri che sposa una Ravaschieri, e si è dedicata sempre all'assistenza, alla beneficenza. Scrive delle storie della Pietà di Napoli e tra queste descrive dettagliatamente la vita che si svolgeva nella chiesa, nella casa dell'Annunziata. E lei dice, prima vi ho ricordato che cosa accade durante la Rivoluzione francese, lei dice: i francesi quando vengono a Napoli che cosa fanno nel decennio francese, nei primi dell'Ottocento? Attribuiscono allo Stato ogni potere nel campo dell'assistenza e quindi distruggono quel sistema tutto napoletano che era di unione tra aristocratici, professionisti e popolo. Quando il decennio francese è finito, torna il re Borbone e rimette le cose come erano prima e lei dice si riprende, però lei rifiuta il modello che si svolgeva perché si rendeva conto che non funzionava bene e soprattutto si indignava per la sorte di queste giovani spose che non avevano potuto chiamare mamma la loro mamma e che erano costrette ad avere un marito che era scelto non per amore ma per caso, dovuto alla, magari al fatto che andava a fare un voto, a assolvere un voto, oppure aveva avuto una grazia e quindi accettava di sposare una donna, una figlia della Madonna. E lei che cosa propone? Dice: queste case sono dei luoghi di genocidio, perché si uccidono questi bambini, i bambini muoiono. Allora che bisogna fare? Bisogna creare delle case di maternità. La donna che sta per avere un bimbo e che in casa non glielo consentono, perché, come si diceva una volta, figlio della colpa,
oppure perché non ce la fa a sfamare più bocche nella sua famiglia, va a partorire in questa casa e allatta lei il suo figlio e si mette in condizioni. Quindi la beneficenza si fa a mamma e figlio e si mettono in condizioni di andare avanti. Ma soprattutto lei dice, usa dei termini di una modernità incredibile, siamo 1870 circa, lei dice la dignità della persona umana e della donna. Lei parla di dignità della donna e di utilità dei bambini, perché naturalmente in questa maniera si possono salvare più bambini. Il modello che lei propone verrà realizzato poi in seguito, non viene fatto immediatamente, quando poi questa istituzione, come tante altre, entra in crisi e, come poi Nello ha ricordato, è stato chiuso nella prima scheda che ha presentato, è stato poi chiuso con la legge 80, degli anni 80. E quindi, niente, ci fermiamo. No, non fermatevi, no. Perché va una cosa importante. Noi in questo periodo qui a Verona, ma penso in tutta Italia, festeggiamo la giornata della donna nel mese di maggio. Certo. Questa Teresa Ravaschieri meriterebbe veramente un grande monumento, ricordo di donne da parte nostra, quindi certo. Vi ringrazio oggi di averla portata per noi. Grazie. Questo tema della donna che deve essere sostenuta è antico. Chi l'altra volta ha fatto la passeggiata con noi nell'ospedale degli incurabili si ricorderà della lapide fatta da Longo, quella che ha fondato l'ospedale degli incurabili, pretendendo che andassero a partorire senza spendere neanche una lira tutte le donne che erano incinte. Questa tra le altre ha fondato il cosiddetto monastero delle 33. Vi ricordate quando il Papa è venuto a Napoli, quelle monache che facevano tanta confusione e di clausura? Sì. Erano delle monache del 33, fantastiche, gentilissime. Sì. Mai vista una, ma offrono il caffè quando si fa la visita, sono deliziose. Questo tema della donna da difendere, sì, esiste a Napoli ed è vivissimo. L'ospedale degli incurabili sta lì dal 1500 e qualche cosa, 518, 10, una cosa simile. E ancora oggi i quartieri antichi di Napoli pretendono che rimanga aperto, perché lo vogliono chiudere. La struttura è cinquecentesca, cresciuta diciamo a schizzi ogni tanto. Invece no, la popolazione vuole che continui ad esistere l'ospedale degli incurabili, dove si ricoveravano quelli che non potevano essere curati, insomma, da questo punto di vista. E quindi è antico questo tema della difesa della donna incinta. Non a caso a Napoli, insomma, si dice amaronna da compagni, cioè la madre di Cristo. Io vorrei chiudere con questa riflessione. Oggi noi assistiamo a delle scene di violenza quotidiane. L'esperienza che facciamo non solo a Napoli, ma insomma ormai si vede in qualsiasi città. Io credo che il vero problema siano le donne. Nel senso che la responsabilità, e lo diceva Gaetano Filangieri, il nonno di Teresa Ravaschieri, lui diceva che le prime educatrici sono le mamme. Se noi garantiamo in famiglia, in casa, la possibilità alle mamme di educare, quindi le mamme devono essere educate, lui parla moltissimo dell'educazione, dell'istruzione da dare alle donne, proprio perché sono le prime educatrici. Bene, io credo che oggi molte siano venute meno. Non solo nei centri popolari, ma anche nei centri più abbienti, nel senso che il ruolo della maternità viene vissuto, non possiamo generalizzare certamente, però il rapporto non è, perché si è distratti da tante altre cose, l'attività, la carriera, oppure le separazioni che ci sono in famiglia e così via, ma anche nei centri popolari. Noi sappiamo, nella zona dove abito io, mamme che fanno preparare le bustine della droga ai bambini di 7-8 anni. Una cosa del genere, quando c'erano le donne che facevano il contrabbando, non sarebbe mai accaduto. Quindi significa che qualcosa si è rotto. E solo attraverso l'educazione, la formazione, noi possiamo sperare
di cambiare qualche cosa all'interno della nostra società. Per chiudere una sola cosa. Di sicuro, signora, i nostri bambini di oggi non sono assolutamente quelli di ieri. I nostri bambini di oggi, io li conosco molto bene perché vanno nelle scuole, hanno tutta un'altra capacità di essere indipendenti e poco, come si dice, poco attenti all'autorità, né della maestra né della mamma. E quindi veramente. È anche il mondo che ci porta ad essere esautorate, noi mamme, nonne, quando siamo, da quello che possiamo insegnare o da come possiamo guidare i nostri ragazzi, i nostri bambini verso un futuro di onestà, di gentilezza, di attenzione. È vero la formazione che va fatta alla donna, ma è una cosa generale, andrebbe fatta anche programma al di là di programma universale di esattamente liberazione. Filangieri così diceva, 1780. Allora, per chiudere, perché abbiamo preso troppo tempo, grazie. Abbiamo fatto un percorso, grazie, diciamo, storico. La verità è questa, però, che ancora oggi si partorisce nell'ospedale dell'Annunziata. E ci vanno persone, e ci vanno persone, diciamo, non il quartiere è popolare, non ci vanno le persone di quartiere popolare, ma c'è una specializzazione precisa nell'ospedale dell'Annunziata per le donne che devono partorire. Quindi questo evento rimane ancora vivo. Un legame forte con questa casa. Grazie.